Carlini, io guardo la classifica e penso che forse il Sassari ha meno di quello che merita in questo momento di campionato, perché veramente è una bellissima squadra. Diciamo che noi ci siamo ripresi da due giornate, perché prima abbiamo avuto una serie di infortuni, una serie di equilibri che per un attimo ci sono mancati e ci sono costati soprattutto due sconfitte casalinghe con Fossombrone e con Napoli, e purtroppo in trasferta non siamo ancora riusciti a sbloccare il tabellino. Io credo che da sabato scorso la vittoria con Chieti ci abbia cambiato molto, anche la prestazione di oggi. Io quello che ho detto ai miei: non stiamo, con tutto il rispetto, andando ad affrontare le squadre di bassa classifica, stiamo andando ad affrontare Scauri, noi facciamo la nostra bella partita, che non vuol dire vincere. Contro molte squadre giocare bene vuol dire vincere, con Scauri giocare bene probabilmente può voler dire perdere. L'importante è alzare la testa al 40°, vedere com'è andata, se è andata bene bene. Sapevamo che il campo era un campo caldo, corretto, ma caldo. Purtroppo ci è mancato quel qualcosina in più da tutti, cioè ognuno ha fatto la sua bella prestazione, ma nessuno ha dato quel qualcosa in più che forse ci avrebbe potuto portare alla vittoria. Quello fondamentalmente è quello che ci è mancato, se analizzo noi. Poi è logico che avevamo di fronte un avversario di tutto rispetto, e quindi ci sta, ecco, non abbiamo alla fine da recriminare. Lei è stato un po' l'eroe scaurese la scorsa settimana, perché ha consegnato la testa della classifica proprio all'autosoft di Coach Fabbri. Ma che squadra è il Chieti, visto che lei l'ha battuta, è stato l'unico fino a questo momento? Ma io credo che lì l'abbiamo vinta con una prestazione di carattere, nel senso che io vedevo i miei ragazzi che erano veramente in due da tutte le parti, sempre in due su ogni uomo, su ogni palla, c'era una voglia di riscatto. Abbiamo fatto una bella prestazione tutti, perché ha fatto una bella prestazione Giuliano Samoggi, ha fatto una bella prestazione Alessandro Manca, Spampinato, hanno dato quel qualcosa in più rispetto al loro standard. Diciamo che forse abbiamo pagato, ecco, se vogliamo trovare una giustificazione questa settimana, Giuliano Samoggia che era tutta la settimana a letto con la febbre. Chieti credo che sia una bella squadra, non so, non voglio fare quello che, siccome parla con Scauri è più forte, sono tutte e due belle squadre, sono tutte e due squadre che hanno dei grossi equilibri, e così per quello che ho visto anche rispetto a Napoli a oggi dico che sono le due che possono dire la loro. Se non avessimo perso tanto terreno, forse anche noi. Però siccome mancano ancora tante giornate, i playoff si azzera tutto, io credo veramente Scauri e Chieti sono le due più complete, le due più equilibrate, le due che più difendono, che più giocano. Non sono andato a Chieti, quindi qua c'è anche un grosso fattore campo che è importante. Insomma, avere il pubblico tutto il tempo che ti incita e che da parte nostra ti disturba e non riesci a comunicare, assolutamente in maniera sportiva si intende, per carità del cielo, però comunque è un elemento in più secondo me. Noi le ringraziamo e le facciamo un in bocca al lupo, speriamo di poterla vedere nei playoff, perché crepi, no? Volentieri, crepi.